Il 14 ottobre 2008 il default dell'Antonio Merloni, passata in poche ore da 900 milioni di euro di fatturato all'amministrazione controllata. Ad un anno esatto dal crack, i lavoratori dell'azienda hanno organizzato una manifestazione di protesta, in attesa dell'esito del bando internazionale per le manifestazioni di interesse all'acquisto del gruppo. La nostra azienda ha una crisi di ruolo commerciale che va al di là delle persone che fanno il possibile per raccogliere ordini. La nostra azienda ha un problema, peraltro noto da anni, è un'azienda che è stata per molti anni, come sapete perfettamente, nel terzismo. Che cosa significa fare terzismo? Lo sapete meglio di me, anche loro. Significa produrre per altri che hanno il loro marchio e che purtroppo da un giorno all'altro, siccome il contatto col mercato ce l'hanno loro, loro vengono qua e dicono: fai per me una lavatrice a marchio, come ne pare, quello che è. Quando abbiamo finito di fornire, se quel signore, visto che il marchio è suo e visto che il contatto col mercato è suo, un giorno decide che invece di comprare dall'Antonio Merloni compra dalla Vestel, noi restiamo a piedi. Il corteo, composto da circa 200 lavoratori, è partito dagli stabilimenti di Santa Maria, si è snodato lungo tutta Via Dante ed è giunto fino in Via Veneto, sede degli uffici della Ardo. Obiettivo della protesta promossa dalle RSU, FIM, FIOM e UIL è stato quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica vita giornaliera dei lavoratori in cassa integrazione ormai da mesi. La cassa integrazione va dalle circa 650 fino a qualcuno che ha assegni familiari, eccetera, 700, 750 così. Io sto a pasta in bianco e minestrina tutti i giorni. Cerco di non togliere il cibo al monello, ce l'ho uno dei 4 anni, ma è molto dura. Quindi cerco anche di mantenermi tutto sulle mie spalle, perché altrimenti è facile relegare tutto ai nonni, eccetera, eccetera. E qui purtroppo sono i nostri diritti che se ne vanno a quel paese. E la questione della cassa integrazione non è tanto... è che purtroppo non c'è il lavoro. E allora la persona in automatico si demoralizza, eccetera, eccetera.